What Open Innovation Managers Want? Questa è la serie con cui stiamo un po' cercando di capire che cosa le persone che oggi in Italia davvero fanno il mestiere dell'Open Innovation Manager, nella realtà dei fatti, fanno tutti i giorni, quindi come si articola il loro lavoro, e in modo ancora più interessante, che cosa hanno fatto prima, cioè come si arriva a fare questa professione che oggi ha una grandissima domanda. Ospite della puntata di oggi è Natascia Noveri, che è Head of Innovation di Intesa Sanpaolo. Ciao Natascia. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno Alberto, grazie per avermi invitato a questa interessante sessione e diciamo raccontare come si arriva nel mondo dell'innovazione è sicuramente sempre qualcosa di molto divertente e stimolante, e, anche perché mi capita di raccontarlo spesso anche a universitari piuttosto che anche a studenti delle medie in un percorso anche di consapevolezza, no? Diciamo di quali essere i vari percorsi di carriera che i giovani d'oggi possono intraprendere. Beh, fare innovazione in un'azienda è qualcosa di molto sfidante e molto anche, se vogliamo, nuovo, appunto, come dice la parola, quindi mi sembra molto corretto chiedersi come ci si arriva e qual è il percorso professionale. Beh, tipicamente ci si arriva da percorsi di formazione tecnologica, quindi l'information technology è, diciamo, il primo territorio su cui ci si cimenta e è una delle prime competenze che vengono chieste. Nel mio caso, io sono un po', diciamo, una mosca bianca in questo senso, perché in realtà io arrivo da una formazione più di economia, quindi sono un'economista, ho studiato all'Università di Torino, mi sono laureata in economia e commercio e in particolare ho una carriera, diciamo, bancaria, quindi bancaria nel mondo commerciale, quindi ho fatto, diciamo, tutta la carriera dalla filiale, quindi dal contatto con la clientela, per poi passare al mondo marketing, quindi sviluppo di prodotti, di nuove iniziative commerciali, anche di pubblicità, di Banca advertising, retail o banca corporate? banca retail, della Retail. banca retail, sì, per poi abbracciare, diciamo, tutto quello che è il digitale più o meno intorno al 2012-2011, quando nelle banche si è cominciato a parlare, soprattutto dal mondo dell'information technology, appunto di digitale, di sperimentazioni, di POC, di big data, e quindi è un po' il periodo che ricorderete un po' tutti, in cui in tutte le industrie, anche in banca, gli IT manager cominciavano a proporre al mondo commerciale sperimentazioni su nuove tecnologie, no? E quindi è lì che nasce dal mondo commerciale della banca per la quale lavoravo la volontà di comprendere, no? Di comprendere cosa la tecnologia poteva portare al business tradizionale in termini di opportunità di trasformazione del modo di fare banca. Ed è stata un po' quella la scintilla che mi ha fatto un po' innamorare di quello che è la tecnologia, di cui oggi sono veramente appassionata, pur non avendola studiata nel mio percorso di studi, ma non tanto appassionata della tecnologia fino a se stessa, ma di cosa la tecnologia può fare per aiutare un'azienda, in questo caso come Intesa Sanpaolo, ma in generale un'azienda che, diciamo, come si definisce incumbent nel proprio, no, mercato di riferimento, a trasformare il proprio modello industriale, quindi ad essere più efficiente, a servire meglio i clienti e ovviamente a rispettare le aspettative che oggi tutti i clienti, siano essi, no, corporate o retail, richiedono a un'azienda in termini di fruizione dei servizi, così come lo richiedono a un'Amazon, a una Apple, eccetera. Quindi questa grande, diciamo, capacità di decodificare il valore della tecnologia per il business è alla fine la competenza che serve, sia essa una competenza che arriva da una formazione tecnologica, da una formazione umanistica o da una formazione di economisti. Quello che io cerco quando seleziono i miei collaboratori è essenzialmente questo. È chiaro che poi nei team è giusto avere delle competenze eterogenee, no? Quindi io nei miei team di innovatori ho information technology, o designer, molto importante, la capacità di pensare alla progettazione dei nuovi servizi digitali con un'ottica, no, come si dice, user-centered, quindi questo, la disciplina del design è sicuramente fondamentale. Ho
anche per esempio degli esperti più umanisti, i sociologi piuttosto che anche legali, no? Perché poi molto spesso, soprattutto in un'industria regolamentata come quella bancaria, i vincoli che hai alla trasformazione digitale ti arrivano, ahimè, anche dalle nuove normative, che però se fai innovazione devono essere viste anche come un'opportunità, no? Di cogliere nuove, appunto, opportunità di business. E quindi abbiamo anche dei legali, per esempio, che fanno parte della nostra struttura. Quindi, per dare una risposta alla tua domanda, secondo me non c'è una sola ricetta, un solo percorso. Sicuramente è importante anche avere una grandissima curiosità di conoscere il business di riferimento, perché comunque quando entri in un'azienda e entri con l'ottica dell'innovatore, prima di innovare devi conoscere quello che vuoi innovare, no? Quindi vedo spesso grande dispersione di energia nel, no, discutere, valutare magari alternative o nuove soluzioni che da un punto di vista puramente teorico possono essere molto interessanti, ma se poi le cali nella realtà di riferimento magari lo sono meno, no? Quindi la prioritizzazione delle iniziative o comunque delle aree di intervento passa sicuramente attraverso un matching tra le priorità che il business ha e le opportunità che la tecnologia può portare. Sì, c'è un punto che hai toccato che secondo me è un po' l'architrave della riflessione che stiamo facendo con te e con tanti tuoi colleghi. Non avevo grandi dubbi sul fatto che non ci fosse un percorso, anche perché avevamo fatto uno studio sui, per esempio, sui profili dei ragazzi che partecipano a ELIS, quindi i giovani talenti che in teoria si stanno affacciando potenzialmente come candidati a questo ruolo, ed era venuto fuori una totale multidisciplinarità, una parte di economia, una parte di giurisprudenza, una parte di ingegneria, una parte forte di competenze umanistiche, e all'interno di questi era emerso che non c'era stato uno che avesse fatto lo stesso corso di laurea dell'altro, quindi, e molti di più, e questo era l'altro dato molto interessante che aveva stimolato la mia curiosità, era che molti di questi corsi di laurea erano quei nuovi tipi di corsi di laurea che stanno a cavallo tra discipline. Economia e tecnologia, diritto ed economia, no? E questo mi ha fatto ripensare a quello che dicevi quando parlavi di questo essere un po' un decodificatore, e lo dico sempre anche ai miei studenti, che uno studente di economia di per sé vale poco e niente perché non ha, purtroppo, soprattutto imprenditoriamente parlando, perché li vengono gli altri, però loro potrebbe avere un ruolo molto importante in questo lavoro di traduzione della tecnologia e individuazione delle potenzialità di business della tecnologia, che è una cosa che invece una persona con un background molto scientifico, molto tecnocratico, è complicatissimo, che non fa parte del proprio DNA. E quindi questo lavoro di interfaccia intelligente tra il mondo tecnologico e il mondo del business molto più spesso è fatto da chi ha una provenienza economica o umanistica piuttosto che il contrario. È corretto. Questa è un po' la sensazione. Quindi mi ritrovo. A condizione, qui riprendo un punto che hai toccato prima, sulla parola della curiosità, perché è ovvio che il mondo della tecnologia per una persona con un background umanistico è molto ostativo, insomma, è una cosa che spaventa, è una cosa che non si capisce, poi se lasci che la discussione vada un attimo sugli aspetti tecnici, mediamente ti perdi. E quindi la capacità sta nel riuscire ad andare un po' in profondità per capire un po' di tecnologia e poi poter in modo non superficiale fare questo lavoro di traduzione. Allora, devo dire sì, che io mi trovo spesso a studiare in maniera anche abbastanza analitica tematiche tecnologiche. Faccio un esempio: adesso stiamo affrontando, come molte aziende, il tema del cloud. Chiaramente le potenzialità e le technicalities sono fondamentali, no? Quindi per uno che non ha una provenienza tecnologica è chiaro che
è più complicato e quindi ci devi dedicare del tempo, devi aver voglia, devi essere curioso, ma poi devi proprio anche metterci del tuo, no? Nel studiare, nel continuamente imparare. Quindi, anche perché veramente la tecnologia evolve costantemente, come ben sappiamo, quindi non è mai finita, però ancor più per chi non arriva dall'IT, lo sforzo lo devi fare, questo sì. E non deve spaventare, deve avere un po' di interesse, di provare anche un po' a sporcarsi le mani per cercare di andare a capire, Esatto, prendo il sì. cofano, che cosa ci sta dentro e che cosa si potrebbe utilizzare, senza avere la pretesa di andare fino in fondo, perché se vai fino in fondo poi il cofano si chiude e non esci più. Tornando al tuo lavoro quotidiano, come si articola la giornata di un Open Innovation Manager? Cosa fate? Sì, allora, sostanzialmente ti direi due grandi cose, poi ovviamente ognuna di queste si apre in tanti rivoli, però la prima è che è importantissima. E lo sguardo sull'esterno, che prima ancora di un'attività deve essere un'attitudine, no? Che l'innovation manager deve avere sicuramente a tutti i livelli. Guardare l'esterno, che significa anche solo leggere articoli, approfondimenti, piuttosto che incontrare fintech, incontrare provider, incontrare chi è sul campo, no? All'esterno dell'azienda alla quale appartieni. Perché questo è il grandissimo valore che si poi porta all'interno e che ti porta a essere, diciamo, credibile nella seconda attività che devi fare quotidianamente, che è quella di ascoltare le controparti interne, comprendere il bisogno di questa controparte, ma banalmente anche il bisogno, insomma, dell'azienda nel suo complesso, della strategia. Delle problematiche che l'azienda ha in tutte le sue sfaccettature, ascoltando appunto, come dicevo, gli stakeholder interni. Noi abbiamo dei focal point identificati di innovazione che sono un po' nelle varie anime della banca, spaziando dalla compliance alle aree di business, tutte le declinazioni delle persone che sono un po' i nostri appunto punti di contatto con cui quotidianamente appunto facciamo questo scambio, no? Di conoscenza dall'esterno all'interno e di rilevazione un po' del bisogno. E poi quando scatta, diciamo, come la chiamo io, la scintilla magica, che fa sì che ci sia un match tra il bisogno e la soluzione trovata, allora lì parte la progettualità poi di innovazione vera, che quindi significa poi identificare un progetto su cui investire, su cui poi accompagnare lo stakeholder nella realizzazione, no? Noi facciamo anche questo, portiamo a terra anche proprio poi la progettualità di innovazione con tutte le complessità del caso, valutando poi l'impatto in termini non solo di integrazione tecnologica, ma anche normativa, lato privacy, lato security, eccetera. Però il grandissimo lavoro è appunto all'inizio del funnel, un po' è questa grande attività di ascolto interno ed esterno, che quotidianamente va alimentato in maniera costante. È chiaro che nel far questo non ci si improvvisa, nel senso che ci deve essere metodo, no? Una delle cose che spesso, secondo me, si travisa un po' dell'innovazione, che l'innovazione uguale necessariamente disordine, disruption, sì, ma una disruption strutturata, perché altrimenti i risultati difficilmente li puoi portare a casa, no? Quindi ci vuole metodo anche nell'osservare l'esterno. Noi, per esempio, abbiamo un ecosistema ben strutturato di contatti, di relazioni che manteniamo con università, centri di ricerca, appunto incubatori, acceleratori, e ci sono persone dedicate a mantenere questo ecosistema, no? Che è un grande patrimonio appunto per la banca. E poi ci vuole metodo anche nel comprendere e nel, no? Identificare e alimentare i bisogni, così come poi ci vuole metodo nell'implementazione di un progetto. Quindi molti nuovi assunti o comunque nuovi arrivi nel mondo dell'innovazione rimangono un po' così, diciamo, sorpresi da quanto metodo ci sia, no? Anche nel selezionare le soluzioni, nel fare le valutazioni, le prioritizzazioni delle attività, perché altrimenti, appunto, come in tutte le attività in un'azienda, se non le strutturi, difficilmente riesci a essere produttivo. Sì, qui c'è un punto importante che penso determini la complessità di questo lavoro. Che tu hai detto, ma bisogna ascoltare l'esterno e ascoltare l'interno.
Ascolta, orecchie uguali sono, sembra lo stesso lavoro, ma in realtà non è così, perché c'è un mondo esterno, che è un mondo che per sua natura è super dinamico, super cangiante, un po' magmatico, che è il mondo delle start-up, dei centri di ricerca, dell'università, e quindi è un mondo totalmente destrutturato, che viaggia a 2000 all'ora, si schianta, si polverizza. E ha delle modalità di interazione che sono tutte sue peculiari, e quindi parlarci richiede un certo tipo di linguaggio. E poi c'è il mondo dell'impresa, soprattutto una grande impresa come Intesa, ma insomma possiamo citare tutte le altre grandi imprese italiane, che è un mondo dove c'è molta struttura, c'è molta politica aziendale, c'è molta prassi, processi, insomma. E richiede un suo linguaggio, richiede le sue abitudini, si muove a una sua velocità. Quindi, come gestisci questo doppio linguaggio, doppia velocità? E quale dei due ti fa venire più il mal di testa? La Non è banale quello che stai dicendo. particella oppure il mondo delle stanze chiuse, insomma? Sicuramente il mondo delle stanze interne è sicuramente è complicato. Ed è la prima difficoltà che un neoassunto vede, no? Perché si immagina che l'innovazione debba essere appunto una struttura sempre veloce, no? Frizzante, però purtroppo poi a volte una cosa che ti sembra ovvia, prima di poterla realizzare, devi fare i conti, appunto, come dicevi tu, con i processi, le policy, le condivisioni, i processi decisionali che sono molto, molto complessi, no? Più grande è l'azienda, più questo è vero. E, è chiaro che più tu riesci a strutturare l'attività di ascolto interno e ad essere credibile con gli stakeholder che hai di fronte, e più diciamo questo processo diventa, non dico facile, ma oliato, ecco, e quindi l'efficienza del matching dei due mondi, secondo me, deve passare attraverso una conquista di credibilità con i tuoi stakeholder interni, no? Ma come la ottieni questa credibilità? La ottieni sicuramente, diciamo, mostrando loro quanto tu riesca a comprendere il loro bisogno. Quindi è per questo che spesso io dico, prima, ecco, di arrivare con la proposta della soluzione X, piuttosto passate più tempo ad ascoltare il vostro stakeholder, perché la volta che sbagli, poi difficilmente riesci a rimediare, no? Quindi la credibilità sul campo di essere dalla loro parte e di comprendere il loro bisogno e quindi poi veramente di risolvere il loro problema, che passa poi anche attraverso poi la realizzazione del progetto, superando tutte le difficoltà, che poi insomma questo è un altro capitolo, no? Complicato è integrare una soluzione fintech in un'azienda, che questo anche è un mestiere che non si improvvisa, però quando il tuo stakeholder interno vede che l'hai aiutato e hai risolto un suo vero problema, allora tu diventi credibile, allora a quel punto diventa tutto un pochino più semplice. Però sicuramente tu non puoi essere l'innovation manager, non può buttare addosso allo stakeholder interno tutto quello che vede fuori perché gli piace, no? Ci deve essere una grandissima capacità di selezione, di prioritizzazione, e piuttosto un po' meno che un po' di più, no? Perché comunque il tempo c'è sempre poi, anche perché non dimentichiamo che noi facciamo questo di mestiere, ma i nostri colleghi, le controparti, hanno il loro business as usual da portare avanti, no? E tu sei sempre on top, no? Rispetto a questo, quindi ti devi intanto guadagnare la share of voice, la share of mind dei tuoi clienti interni, che ti viene offerta, tanto più sei credibile. Sì, hai toccato tanti bei punti, bei, dipende da proprio veri. Il primo punto vero è quest'ultimo che hai appena detto, che le business unit per definizione hanno il loro mestiere che è core business, business as usual, che di solito si muove con delle metriche molto precise, misurabili a breve, e quindi è molto difficile distogliere. E tra l'altro ci sono molte aziende che incentivano queste persone solo su quello.
Perché insomma, conto è dire, vabbè, guarda, tanto i tuoi bonus al 50% sul core business, 50% su innovation, ti dedico. Ah, diventa facile. 100% core business, tu devi andargli a conquistare uno spazio di attenzione su una cosa che a loro frega zero o poco, a meno che non abbiano una passione. L'altro aspetto è che molto spesso si appassionano inizialmente, gli fai vedere due o tre cose, poi vedono che quelle robe lì sono lontane anni luce da una qualunque implementabilità e quindi alla fine poi ti mettono giù il telefono, si nascondono sotto il tavolo quando passi. E questo è l'altro problema con cui c'è da gestire, quindi di qui, come dicevi, la necessità di filtrare, di prendere soluzioni che siano già deployable per un'azienda della vostra dimensione. I ragazzini con un'idea molto, molto giovane, verde, non sono un buon match per un'azienda come voi, perché alla fine si schiantano alla prima luce dell'alba e genera un effetto per te negativo, perché perdi la credibilità, avevi fatto vedere qualcosa che non era minimamente presentabile. Quindi queste sono tante difficoltà che da fuori al mondo del startup non si capiscono. E molto spesso nasce un po' quello che definiamo un po' la frustrazione dell'Open Innovation Manager, che da un lato il cuore vorrebbe buttarlo oltre l'ostacolo, però sa che se lo butta oltre l'ostacolo non gli torna più indietro e quindi deve riuscire un po' a dosare. Ultimo passaggio è che consigli daresti a chi fa il tuo mestiere, almeno quello che sono due o tre cose che ti aiutano molto nel tuo quotidiano. Primo mi sembra sia il metodo, e questa è una cosa che hai menzionato, e dall'altro a una persona che voglia affacciarsi a questa professione, cioè lavora col mondo di startup con un cappello aziendale. Sì, allora, quindi sicuramente il primo consiglio è il metodo, quindi di non pensare no, che fare innovazione sia creatività pura, ecco, non è questo, ci vuole metodo, ci vuole conoscenza del business, grande conoscenza del business, tant'è che io nel mio team, diciamo, sponsorizzo anche momenti di affiancamento a business unit piuttosto che altre aree interne, proprio per stare a fianco dei colleghi nel loro quotidiano per un certo periodo di tempo e capire, no, le difficoltà che affrontano, le problematiche che hanno. Questo non sempre è possibile, chiaramente, però sicuramente avere la voglia di approfondire il business di riferimento è fondamentale, non è tanto una voglia ma una necessità. E il terzo consiglio è quello di essere coraggiosi, comunque di non scoraggiarsi mai, perché appunto l'hai detto benissimo prima, è un lavoro comunque che può avere delle frustrazioni, no, forti, perché comunque tu nell'arco della giornata arrivi alla sera e dici ok, che cosa ho portato a casa oggi, no? E non sempre purtroppo la risposta è in più qualcosa, perché è un lavoro di semina e appunto, come dicevamo prima, ci vuole tanto tempo per poter poi raggiungere un risultato. Quindi il funnel magari è molto ampio, poi è un imbuto che si chiude e purtroppo la percentuale di successo non è magari quella che ti aspettavi, però questo non deve scoraggiare, perché è proprio il valore dell'innovazione, no? E quindi non mollare e soprattutto non snaturarsi, perché l'altro rischio di essere, diciamo, troppo avviluppati nelle logiche aziendali è quello che poi a un certo punto tu perdi la curiosità, il coraggio e diventi, diciamo, non rilevante in questo senso, no? Perché poi diventi tu quello che cassa l'idea, diventi tu quello che vede solo gli aspetti negativi e non sei più il portatore del punto di vista nuovo, che è quello che appunto serve, no? Quindi mantenere questo bilanciamento è la cosa più importante. L'entusiasmo che bevi guardando fuori è un po' il grigiore che ogni tanto assorbi parlando dentro. Penso che insomma, questo mix di sentimenti ci voglia grande stabilità e anche sì, un po' di supporto psicologico ogni tanto può aiutare, perché ci sono dei momenti che vedo, dove vedo molti di voi che sono veramente, adesso non devo usare una parola educata, a volte frustrati, delusi, a volte si fanno prendere, a volte tocca a me consolarli dicendo no, è una situazione normale. Certo. Sono i normali processi, col tempo si sistemano, perché alla fine vi fate prendere dal
dall'entusiasmo esatto. contagioso dal fuori e poi intanto si schianta. Il segreto è quando capita così, che lo vedi un po' da lontano, no? Che sta arrivando questo mood, bisogna uscire, no? Andare a incontrare la fintech, l'incubatore, che no, è un po' una ricarica, però non deve essere troppo perché poi perdi il bilanciamento. I tuoi colleghi che hanno gli stessi problemi e quindi fare un po' questo anche, certo. di Open Innovation Manager anonimi che vi parlano, dicendo sono anch'io, faccio questo, riesco a convincere la mia business unit fare questo POC, cosa posso fare. Bene Natasha, grazie per la chiacchierata. Grazie a voi, grazie davvero. Buongiorno.